C'è sempre una prima volta. Questo è il primo book haul del mio canale. Restate con me. Ciao a tutti e benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Io sono Manuela e vi parlo da Parigi. Per coloro che non hanno familiarità con questo termine, spieghiamo che i book haul sono una tipologia di video molto frequente sui canali che si occupano di letteratura, in cui vengono mostrati tutti i libri acquistati, ricevuti, acquisiti, insomma, in un determinato periodo di tempo recente o recentissimo. Quindi oggi in questo video breve e scattante, almeno questa è l'intenzione, vi presenterò tutti i libri che vanno ad aggiungersi alla già abbondante pila dei libri da leggere. Allora, il primo libro è questo, Réinventer l'amour di Mona Chollet, un libro in francese. Mona Chollet è una giornalista e saggista. Questo è un libro di cui ho molto sentito parlare, un libro recente, uscito nel 2021. Me ne ha parlato per la prima volta un'autrice che io ho avuto il piacere di intervistare, Maria Josefa Ávila, è l'autrice di un libro che avevo molto amato. Vi lascerò qui il link dell'intervista che avevo realizzato con lei, così potrete andare a ritrovare quel video. Quindi è lei che mi aveva parlato di questa autrice, di questo libro, che ho avuto voglia di comprare perché mi ha incuriosita, e quindi eccolo qui. Il secondo libro è questo, Delitto e castigo di Dostoevsky. Allora, grande classico della letteratura russa. Questo libro mi è stato regalato dai miei, che me lo hanno fatto avere recentemente. Allora, se mi seguite sapete probabilmente, perché ne avevo parlato nel video sui buoni propositi per il 2022, che la scoperta della letteratura russa è appunto uno dei buoni propositi che mi sono fissata per quest'anno. Quindi i miei mi hanno fatto avere questo libro di Dostoevsky in uno degli ultimi pacchi che mi hanno mandato. Dovete sapere che da quando è iniziata la pandemia, e quindi da quando, insomma, abbiamo avuto difficoltà nel viaggiare, nel vederci, no, eccetera, i miei genitori hanno preso l'abitudine di farmi avere dei pacchi regolarmente, dei pacchi in cui mi mandano di tutto. Talvolta mi mandano anche dei libri, questo è arrivato con il penultimo pacco, o cose anche un po' più frivole come questo maglione che è arrivato con l'ultimo pacco. Quindi un bacio ai miei, ed è grazie a loro che leggerò Dostoevsky. Proprio in questo momento sto leggendo, tra l'altro, Anna Karenina di Tolstoi, quindi insomma i miei buoni propositi per l'anno nuovo li ho presi proprio sul serio, come potete vedere. È la stessa casa editrice, Einaudi. Fatemi dire che l'unica cosa che so con certezza è che quando leggerò Delitto e Castigo non leggerò la prefazione. Dovete sapere che da studentessa modello, quando ho iniziato Anna Karenina, ovviamente ho aperto il libro, visto che c'era una prefazione, e me la sono letta. Una prefazione brevissima in cui sono riusciti a farci sapere il finale del libro. Questa è una cosa che mi ha indignata, fatemelo dire. Mi sembra indecente che in una prefazione che per definizione sta prima dell'opera venga rivelato come finisce il libro. Ora, evidentemente la ricchezza di un libro come questo va oltre la trama, evidentemente. Ci sono molti altri elementi che fanno la ricchezza e che fanno la qualità di questo libro e di libri come questo, ma non mi sembra questo un motivo sufficiente perché l'editore decida di rivelarmi come finisce il libro, cioè qual è il destino della protagonista, nella prefazione. Cioè, io sto leggendo questo libro con molto interesse, mi sta piacendo molto e tutto quello che volete, però so già qual è il destino della protagonista. Lo so perché l'editore ritiene di doverlo dire nella prefazione. Sinceramente mi sfugge veramente la logica di questa cosa. Se Einaudi mi ascolta, o qualunque altro editore mi ascolta e sa spiegarmi qual è la motivazione che può spingere un editore a rovinare il piacere della lettura ai suoi lettori, fatemelo sapere, veramente, perché magari poi ci sono motivi che mi sfuggono, come può capitare quando non si conoscono a fondo determinati meccanismi o determinate cose, però così da lettrice sono assolutamente indignata e mi sembra una cosa che comunque non ha senso. Quindi, per questo motivo, quando leggerò Delitto e Castigo mi guarderò bene dal leggere la prefazione, ed è un peccato perché per me la prefazione dovrebbe essere un testo che l'editore mette a disposizione del lettore per dargli qualche chiave di lettura utile, per fargli capire meglio il libro, per farglielo apprezzare, non per rovinargli il piacere della lettura. Questo video breve e scattante, almeno questa è l'intenzione,
E poi gli ultimi due libri che vi vado a citare sono due libri freschi freschi, entrambi sono arrivati ieri, li ho ricevuti con un bel pacchetto ieri. Allora, il primo che vi voglio far vedere è questo, Los Chicos di Tony Sala. Questo è un libro che io leggerò in spagnolo, ma l'originale è catalano. Si tratta di un romanzo che nella traduzione spagnola è recentissimo, è uscito proprio a gennaio del 2022 per una casa editrice che mi incuriosisce molto, si chiama Trotalibros. Questa casa editrice è il progetto editoriale di un ragazzo brillantissimo che ha un canale YouTube in lingua spagnola, che è uno dei miei canali preferiti, se non il mio canale preferito in lingua spagnola. Io seguo regolarmente i suoi video, ammiro molto il lavoro che questo ragazzo fa, e da qualche tempo, recentemente, lui ha fondato appunto una casa editrice che porta lo stesso nome del suo canale YouTube, e questo è il primo libro che ho voluto comprare e leggere pubblicato appunto da lui con questa casa editrice. Mi incuriosisce molto perché avevo visto un video di questo giovane editore che leggeva alcune pagine di questo libro, mi era veramente venuta la pelle d'oca, mi aveva incuriosita molto, e quindi insomma ecco, è un libro che ho voluto comprare e che ho voglia di leggere al più presto. L'elemento così di partenza, se vogliamo, della storia, per quel che ho potuto capire, è un incidente stradale in cui perdono la vita due giovani fratelli, e poi da lì insomma si sviluppa il romanzo. Quindi ecco, un libro che sono davvero contenta di aver comprato. E poi l'ultimo libro che ho appunto comprato e che mi è arrivato ieri è questo, La famiglia di Pascual Duarte di Camilo José Cela. Questo è un grande classico della letteratura spagnola del XX secolo, l'originale spagnolo è del 1942. Vedete che io qui ho un'edizione spagnola perché lo leggerò in lingua originale, però questo libro è stato pubblicato di recente da Utopia in Italia. Vi lascio qui il link dell'intervista che avevo realizzato con Gerardo Masuccio, che è appunto l'editore che ha pubblicato questo libro in Italia, e tra le altre cose avevamo parlato proprio anche di questo libro e anche di quest'autore. Allora, perché ho comprato questo libro? Questo è un libro che io avevo già letto e amato moltissimo diversi anni fa, l'avevo letto all'epoca dell'università perché faceva parte del programma di uno dei miei esami di letteratura spagnola. E come vi dico, l'avevo amato molto, è un libro abbastanza sconvolgente, molto particolare, molto duro, ma ecco, dopo aver intervistato Gerardo Masuccio, che ripeto l'ha pubblicato in Italia, mi era davvero venuta voglia di rileggerlo, di riscoprirlo questo libro a distanza di anni, e devo dire che ho cercato in casa, non l'ho trovato, quindi non so se all'epoca l'avevo preso in prestito, insomma fatto sta che non l'ho ritrovato fra i miei libri, per cui me lo sono comprato. Allora, questa è la storia di questo Pascual Duarte, un personaggio ai margini della società, colpevole di vari delitti, quindi una storia veramente caratterizzata da miseria, povertà, violenza, brutalità. Effettivamente dovete sapere che questo libro viene etichettato dalla critica letteraria come un libro appartenente a quella corrente letteraria spagnola che viene chiamata tremendismo, e che è una corrente letteraria caratterizzata da un realismo estremo, che mette in scena tipicamente protagonisti, di nuovo, che si trovano al margine della società, assassini, criminali, prostitute, o comunque personaggi che sono segnati da un destino tragico, che vivono in contesti sociali complicati, di nuovo di grande violenza, eccetera. Per cui tutto questo viene descritto con una lingua molto cruda, molto dura, che può talvolta anche essere volgare, eccetera. Quindi un universo, se vogliamo, che traduce sia attraverso le storie raccontate, la scelta dei personaggi, eccetera, sia attraverso proprio la lingua utilizzata per raccontare queste storie, situazioni di enorme degrado, di vite tragiche, di destini tragici e soprattutto di impotenza di questi personaggi di fronte a un destino che li condanna. Per cui, se è vero che sono colpevoli molto spesso di reati terribili, è vero anche che la loro condizione li condanna
a quel destino che è proprio una gabbia da cui non riescono a liberarsi, quindi c'è questa visione un po' deterministica, se vogliamo, della vita e dei personaggi. Allora, avevo letto da qualche parte, ma non so più dirvi dove, che Camilo José Cela non era esattamente a suo agio con questo termine, con questa etichetta, eccetera. Ora, ripeto, non so dove avevo letto questa cosa, quindi non ho potuto approfondire e quindi in realtà prendetemi un po' con le molle, perché ecco, non mi piace dire cose di cui non sono sicura, ma poco importa, nel senso che da lettori questo termine, questa etichetta invece secondo me rendono in modo straordinariamente chiaro quella che è l'atmosfera di questi romanzi, di romanzi come questo. Per la critica questa corrente culturale, il tremendismo, è appunto il riflesso, la conseguenza culturale di quello che gli autori spagnoli hanno vissuto durante l'epoca della guerra civile spagnola, e quindi ecco, questo movimento letterario con le sue caratteristiche sarebbe un po' il riflesso, sarebbe un po' lo specchio di quel contesto storico, quello della guerra civile spagnola e del dopoguerra. Questo video breve, scattante, almeno questa è l'intenzione. E anche questa devo dire che è una lettura in linea con i miei buoni propositi di lettura per il 2022, perché effettivamente fra i buoni propositi avevo inserito anche quello di leggere più libri in lingua spagnola. Mi ero resa conto che l'anno scorso ne avevo letti pochissimi, quindi insomma sono contenta di aver comprato questo libro. Quindi eccoli qui questi quattro nuovi arrivi che vanno ad aggiungersi a una pila in realtà bella abbondante. Non so in che ordine procederò per leggere questi libri, ma insomma sono tanti e sono belli. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella delle notifiche per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e poi mi raccomando lasciatemi un commento qui sotto per dirmi che libri avete comprato voi ultimamente, o che libri semplicemente state leggendo o avete lì sul comodino in attesa di essere letti. Noi ci vediamo presto con il prossimo video, un bacio!